Benvenuti all'interno del sottomarino Toti, sono con Fabio che ci spiegherà un pochino bene tutto il funzionamento, i macchinari e tutta la scienza che c'è all'interno di una macchina simile. Questo luogo è la sala motori, il sottomarino è mosso da un motore elettrico che in realtà è davanti a noi, quello là in fondo, non so se vorrei poi dopo riprendere. Il motore elettrico funziona con delle pile che devono essere ricaricate. Quindi all'interno del sottomarino ci sono anche altri due motori, Turiddu e Iannuzzu, che ci permettono di ricaricare le pile muovendo due dinamo. Tutto questo deve venire però in superficie, perché i motori diesel sott'acqua non possono funzionare, hanno bisogno dell'ossigeno. Quindi il sottomarino riemerge, accende questi motori, muove le dinamo e ricarica le pile. E poi si riemerge. Deve fare questo periodicamente, come se fosse una balena che torna a respirare in storicamente il Toti è stato costruito in qualche situazione particolare? È una macchina molto particolare perché aveva un obiettivo ben specifico. All'interno, durante la guerra fredda, aveva il compito di intercettare, cacciare altri sottomarini nucleari rossi. La sigla SSK, che fa riferimento al sottomarino Enrico Toti, identifica la sua missione, Submarine Killer. Quindi aveva proprio questa missione specifica. Vedo un po' scritto ovunque Fiat, immagino sì. Quindi che la famosa fabbrica di automobili italiana abbia costruito parti, perlomeno se non tutto, parti di questo sommergibile. Il sottomarino, il progetto è tutto italiano, la realizzazione è italiana, l'unica parte non italiana è la parte elettrica, che è tedesca, fatta dalla Siemens, però per tutto il resto, sia dal punto di vista della costruzione che del progetto, è un progetto italiano. Per quanto riguarda invece il momento storico della costruzione sottomarino, so che l'Italia ha firmato il Trattato di Parigi, quindi non poteva costruire nuove macchine belliche. Come si è sviluppata un po' tutta questa questione? Diciamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, all'interno della NATO, dove l'Italia aveva un ruolo, è stata concessa la possibilità all'Italia di costruire una macchina che potesse aiutare la NATO e nel contesto della Guerra Fredda presidiare l'Italia. Quello che non poteva fare questo sottomarino era, diciamo, andare a dare fastidio a, non so, all'Inghilterra. Quindi è una macchina pensata per rimanere nel Mediterraneo, non può uscire, non è in grado di uscire nel Mediterraneo e quindi potenzialmente andare a disturbare altre i nazioni. Vincitori della Seconda Guerra Mondiale, cosa che non è. Toti in realtà non è soltanto il nome di un sottomarino, ma in realtà è il nome di una classe di sottomarini, perché appunto la classe prende il nome dal primo che viene realizzato, quindi in questo caso il primo modello è stato il Toti. Esattamente. Vuoi dirci qualcosa a riguardo? La classe Toti è stata completata poi con altri tre sottomarini, tutti uguali, gemelli, che si sono susseguiti nelle varie operazioni. Il Toti, due diciamo, sono stati smantellati per primi, usati poi per come pezzi di ricambio, quindi per mantenere gli operativi due dei quattro modelli. Un altro modello è esposto a Venezia, nell'arsenale di Venezia, quindi sono due rimasti, diciamo così, liberi per essere poi visitati. Quindi non abbiamo modelli attualmente in funzione? Di sottomarini italiani? Sì, sono mezzi che ovviamente non sono molto visibili, lavorando sott'acqua. In realtà nel Mediterraneo circolano molti sottomarini, perché il Mediterraneo è un luogo molto strategico, la NATO ha varie basi e l'Italia possiede dei sottomarini. Ma anche del modello Toti ne abbiamo in funzione? No, il modello Toti è stato ritirato dal servizio nel 1999. Dal 1967, quando la classe Toti ha iniziato la sua fase operativa, l'Italia ha sviluppato un'altra classe di sottomarini, la classe Sauro, e attualmente ci sono ancora due sottomarini della classe Sauro operativi che stanno venendo sostituiti dalla nuova generazione di sottomarini. L'Italia avrà comunque 4 sottomarini operativi per l'anno. Abbiamo qualche curiosità o qualche azione di guerra che conosciamo del Toti? Il contesto della guerra fredda è stato un contesto molto delicato. È un periodo storico ancora protetto da segreti militari, quindi non abbiamo notizie ufficiali di interventi particolari.
quello che sappiamo, per cui alcuni sommergibilisti che sono venuti a trovarci ci hanno raccontato, è legato a situazioni sicuramente delicate, di tensione. Hanno sicuramente intercettato dei sottomarini nemici, tanto da arrivare a sparare non è informazione nota, ma probabilmente questa cosa non è mai stata fatta. Riguardo a qualche particolarità, forse i nomi che l'equipaggio ha dato ai due motori diesel, Turiddu e Janutsu, sono nomi siciliani, sottomarino era a distanza in Sicilia, e questo dimostra un po' l'affezione che i motoristi davano a queste macchine. Sono macchine, sono corse fredde, ma per loro che ci lavoravano a contatto per tanto tempo, per tante settimane, diventava un rapporto quasi familiare. Ovviamente l'utilità dei nomi era legata anche al fatto di poterli riconoscere l'uno dall'altro. Potevano chiamare il motore uno, il motore due. Sono siciliani, nomi siciliani. Continuiamo il nostro giro per il Totti. Era cosa un po' particolare, appunto, il bagno, che uno solo, non avevano la doccia, quindi quando immergeva, e sì, più o meno, in caso di missioni molto lunghe usavano l'acqua di mare, tipicamente non facevano la doccia e si alla fine della missione. Era un po' il bello di tornare a terra, anche donne doccia. Sì, ok, con la particolarità che le donne comunque mantenevano una certa distanza per qualche giorno, perché si accumula talmente tanto odore, non solo personale, ma anche l'odore di oli della macchina, che le compagne a terra, contente di vedere di ritorno i loro uomini, ma con un progressivo avvicinamento, inizialmente vederli un po' da lontano, sì, con un po' di distanza, un po' di cautela. Sonar è precisamente questo qua. Allora, sì, ovviamente ci sono tante parti del sonar. Il sonar è lo strumento fondamentale. Il sottomarino è tutto chiuso, lo si vede dall'esterno, non ci sono blu, non si può vedere fuori, perché lavora sott'acqua. Sott'acqua è tutto buio, quindi non si può vedere. L'unica possibilità che c'è per capire se ci sono altri sottomarini in giro è ascoltarli. Si sentono i suoni, si sentono i rumori delle eliche, dei nemici, e l'operatore all'interno è in grado di tracciare eventualmente una rotta. Il sonar precisamente come funziona? Lancia segnali, rimbalzano? Ah, ci sono due modi, due tipi di sonar diversi. Uno che si chiama attivo, che è quello dei pipistrelli, per esempio. Quindi vengono emessi degli ultrasuoni e si misura il tempo che impiega l'ultrasuono a tornare indietro. Uno strumento molto efficace, col limite però che fa rumore. Quindi anche gli altri sottomarini riescono a sentire. Quindi la missione sottomarino Toti fallisce. Quello che fanno nella classe Toti è rimanere sempre in silenzio, quindi restare passivi. Quello che fanno allora è ascoltare i rumori che gli altri già emettono. Un sottomarino si deve muovere, se si muove ha un'elica, muovendosi fa rumore. Quindi questo sottomarino è in grado di intercettare questi rumori. Ovviamente ogni elica di ogni sottomarino produce un rumore diverso. Quindi si è in grado di associare quel rumore al tipo di sottomarino. Immagino che quindi questa fase di associare il rumore dell'elica al tipo di sottomarino fosse fatta ai tempi da una persona fisica, quindi una persona preparata che conoscesse vari rumori differenti per riconoscere poi che cosa hai davanti, per scoprire che cosa hai davanti. Una persona con la cuffia che ascolta, l'operatore si chiama ecogoniometrista, ha proprio questo ruolo a che fare con l'eco e con un goniometro, quindi un angolo dà la possibilità di avere una direzione. Ovviamente aiutato anche da degli altri strumenti che lo aiutano a riconoscere il suono. Per esempio il suono viene tradotto in un grafico, in un fonogramma, in modo che lui possa poi confrontare il grafico con le sue informazioni. Chiaro. Non è solo una questione di ascolto. Con onda sonora riprodotta graficamente. Esattamente. Quindi lui è pratico, sa riconoscere gli umori, però poi non evita un'altra a riconoscere tra una e l'altra. Sì, poi ha davanti comunque una leggenda con dei grafici. Esattamente. Spostiamoci al centro, camera di manovra. Periscopio è funzionante? Sì, funziona perché è uno strumento ottico, non c'è elettronica, okay. Per cui ha lenti, finché c'è luce fuori, si vede. Però deve poter girare per poter vedere. Questa
questa parte che cos'è? Allora, siamo all'interno della camera di manovra e questo è il controllo dei siluri. Il lancio dei siluri avviene da questa plancia e vedremo poi dopo da dove uscivano i siluri. Viene indicato la posizione dei nemici e vengono inserite le caratteristiche del siluro, del nemico, e poi c'è il comando di lancio che è qua. Sono due pulsanti protetti che avviene il lancio. Il siluro è filo guidato, quindi viene controllato da questa plancia per un buon tratto della sua navigazione. Per diversi chilometri rimane collegato con lui. Questo per poterlo guidare e allontanarlo dal sottomarino che l'ha lanciato. Il siluro ha un sistema idrofonico per cui si può collegare al rumore del nemico ed è in grado di seguirlo. Il problema è che appena esce il primo rumore che sente è quello del sottomarino lanciato, quindi il rischio è che possa tornare indietro e autocolpire chi l'ha lanciato. Questa filo guida permette proprio l'allontanamento e la certezza. Anche qui noto che abbiamo una costruzione italiana. Sì, nel senso che fino a un po' di tempo fa l'Italia era in grado di costruirsi da sola proprie macchine. Ora non solo l'Italia, ma anche altri paesi. Nel senso che appunto l'ultima generazione di sottomarini è costruita a metà insieme alla Germania, perché sono macchine di un costo molto superiore a questo. Quindi si vede, ci sono tubi, ci sono tutto un sistema manuale, analogico, chiameremo analogico. Anche oggi vengono costruite ancora macchine belliche del genere in Italia? Sì, perché sono ahimè necessarie. I timonieri che controllano sempre manualmente il sottomarino delle leve, questa controlla il timone a poppa, il timone verticale, fa andare il sottomarino a destra e a sinistra, e con questo invece si controllano i timoni orizzontali per aiutare il sottomarino a immergersi e risalire. Non hanno una visibilità all'esterno i timonieri, per cui non sono neanche orientati verso la marcia, loro eseguono dei comandi. Tattico che sulla carta nautica definisce la rotta che il sottomarino deve eseguire. Questi sono invece dei manometri che indicano la profondità. Il movimento del sottomarino è in tre dimensioni, non è un'auto che va in due, ma c'è anche la profondità da tenere in considerazione. Quindi misurando la pressione dell'acqua all'esterno si ha una precisa informazione su qual è la profondità. E questo sottomarino può scendere fino a 300 metri. La massima profondità di collaudo, per cui è collaudato, poi in realtà rimanevano intorno ai 150-200 metri. E poi, essendo operativo nel Mediterraneo, scendere a 300 metri non era necessario. Le quote di lì erano queste. Però, all'occorrenza. Quindi vedo che la leva è collegata ai pedali, essenzialmente allora, potevano scegliere se. Esattamente, i timoni erano due, uno per il timone di direzione e uno per quelli di profondità. In realtà, in caso di necessità, un solo timoniere poteva controllare tutti e due i movimenti, con i piedi la direzione e con le mani la profondità. Chiaro, se stava male quindi un timoniere, l'altro poteva tranquillamente. Anche perché ricordiamo era in periodo di guerra, quindi era anche tra virgolette più facile che una persona non fosse nelle condizioni fisiche migliori per poter andare avanti col proprio lavoro. In questo modo, quindi, come dicevo, appunto, possono un timoniere solo può sostituire senza problemi l'altro. Senza problemi non lo so, magari era un po' più difficile, però sicuramente poteva farlo. In quest'area troviamo la branda del capitano dove si riposava chi comandava il sommergibile. La cosa curiosa è che la branda del capitano era nella stessa area adibita alla cucina, con lavello, il frigorifero e tutto quanto. Gli spazi erano molto ristretti, quindi andava ottimizzato tutto. Ci troviamo adesso in camera di lancio. Per la presenza dei tubi lanciasiluri. In realtà è una zona dove trovano posto anche le brande, dove l'equipaggio poteva riposare, sono dei cassetti. Questa è una branda, una branda, una branda, una branda. Sono 12 brande, 6 da un lato e 6 dall'altro. Vuol dire che per l'equipaggio poteva essere di 24 persone, perché tanto potevano fare i turni. Una squadra lavora e una squadra riposa, quindi si alterna.
in una fase operativa delicata tutto l'equipaggio è operativo, per cui non c'è gente di dormire. I siluri in realtà erano già caricati, 4 erano già caricati, altri 4 potevano essere caricati in caso di necessità in un secondo momento e venivano tenuti sotto le branche. Quindi il massimo carico di siluri era di 8. I siluri venivano portati tramite questi carrelli? Sì, sono delle selle, finché il siluro da caricare, quello basso va bene. Per caricare quello in alto a mano era impensabile sollevarlo, perché c'è un verricello, un cavo d'acciaio che permette il sollevamento sicuro, poi la stabilità all'interno. Chiaro, quindi comunque erano abitati in qualche modo per aiutare. Sì. Portelli. Sì. Si possono vedere? Sì. Questo è aperto. Quindi si può vedere innanzitutto la dimensione del tubo. Il siluro è un oggetto molto impegnativo, molto grande. Per vedere la chiave quasi a quello che non è ancora per chiudere il lato. L'altra cosa è che all'esterno, accanto al tubo, c'è un lavandino. Questo è per l'igiene personale. Nel bagno non c'è un lavandino, c'è soltanto la tazza, il bagno si lava in questo modo. Vicino ai... L'abbiamo notato, c'è sempre un... tutte le cose sono messe dove c'è posto, che okay, probabilmente qui sono riusciti a ritagliare lo spazio per il certo, per ottimizzare il più possibile lo spazio. Dal Toti è tutto, ringrazio moltissimo Fabio che è stato più che disponibile. Vi invito tantissimo a venire a visitare questo splendido gioiello della tecnologia della guerra. Grazie a voi, è stato per me un piacere accompagnarvi.